è cambiato, sono cambiate le esigenze. Quindi la rete di trasporti che noi oggi abbiamo, che deriva da Atlanta nel 1982, nell'82 è stata fatta l'ultimo ridisegno, è evidente che non può essere il miglior servizio che noi siamo in grado di erogare. Quindi noi affrontiamo questa sfida con il secondo grande obiettivo che ha anche la sfida, che è di migliorare evidentemente quello che è il nostro trasporto pubblico locale e renderlo attrattivo. Perché ha ragione la dottoressa Bonello, c'è una domanda forte e c'è una sensibilità forte rispetto all'utilizzo del trasporto pubblico locale. E quindi noi abbiamo il dovere di raccogliere questa sensibilità che c'è e c'è all'interno della nostra città. Io penso che tutti i cittadini che sono sensibili al tema della mobilità sostenibile e anche delle tematiche ambientali, dobbiamo raccogliere questa sensibilità che c'è e trasformarla in una risposta per un servizio che sia adeguato. Noi abbiamo gerarchizzato finalmente la rete, come dicevamo, su quattro step, quattro tipologie di rete. E in realtà tutte e quattro le tipologie avranno dei benefici, perché avranno dei risparmi in termini di frequenza tutte e quattro. Quindi le prime linee, le linee di forza, saranno più o meno 5 minuti, le seconde linee, le linee arancioni, più o meno su 8-10 minuti, e tutte avranno un giovamento. Quindi anche le linee blu, che oggi sono dai 3:20 ai 40 minuti, saranno tutte 30 minuti, quindi saranno ad un orario cadenzato e verranno così anche percepite in maniera diversa dagli utenti, proprio perché sapranno quando uscire di casa, perché avendo un orario cadenzato dà enormi benefici alle persone che oggi hanno una frequenza che non si sa mai quando passa l'autobus, ma se io so che passa all'ora o alla mezz'ora, comunque ho dei benefici, quindi non verrà, in questo momento non verrà penalizzato nessuno. Domani, nella nuova idea di rete, è proprio dare alle linee di forza una velocità commerciale, una frequenza tale per cui le persone saranno anche indotte a scendere dalle linee magari a frequenza più debole, a velocità più lenta, per salire sulle linee di forza. E quindi se questo succederà, se questo avverrà, si riuscirà anche a realizzare una nuova rete e a creare delle linee di adduzione dalle linee deboli per poter salire sulle linee di forza. La sfida più grande che noi abbiamo, ce l'avremo in tutti questi 5 anni di mandato, anzi ormai sono solo più 3 e mezzo, è riuscire a ridisegnare i servizi utilizzando meno risorse, migliorando la qualità del servizio. Può sembrare un simbolo, può sembrare complesso, ma è la sfida che noi abbiamo. E questo è il primo punto su cui noi abbiamo lavorato. Non ci lamentiamo del fatto che non ci sono risorse, sì, poi lo facciamo e continueremo in realtà a cercare di avere maggiori risorse, ma non vogliamo più creare disallineamenti. Noi vogliamo lavorare sulle risorse che oggi abbiamo. E quindi abbiamo ridisegnato la rete su una certezza di risorse. Non è un caso che il tema della mobilità sostenibile, che segue l'assessore La Pietra insieme anche ad altri assessorati, è una priorità di questa amministrazione. E molte risorse, di cui tra l'altro si è parlato, noi le stiamo indirizzando su questo progetto. Anche le piccole cose. Il fatto che la priorità dei semafori sia dedicata al TPL è una scelta politica forte e importante, che evidenzia il fatto che però la priorità è il trasporto pubblico locale, un bene che noi dobbiamo garantire ai nostri cittadini, su cui dobbiamo assolutamente aumentare la domanda, perché speriamo di avere sempre più cittadini che utilizzano il mezzo pubblico anziché l'auto. Questo è l'obiettivo che noi abbiamo. Io ringrazio l'impegno che tutti hanno messo a bippare, è un'imposizione della regione, ma noi siamo riusciti anche a volgerla in positivo, riuscendo a recuperare i dati e ad utilizzarli in questo modo, perché abbiamo un'indagine costante, quindi tutti i giorni noi sappiamo quante persone utilizzano il mezzo pubblico e come, una cosa mai pensata per me che analizzo i dati da tutta una vita, e abbiamo più o meno un 50% delle persone che utilizzano il mezzo pubblico rilevato, che è un numero altissimo, non saremmo mai riusciti con un'indagine sui mezzi o anche solo telefonica ad avere un dato così alto.